Salve, salve. Voi direte dove cazzo ci troviamo. Questa qua sarebbe la stanza del coinquilino, che al momento non c'è perché la signora è morta. Per chi non lo sapeva, in streaming io avevo il mio coinquilino che si travestiva da morte. La signora morte purtroppo è andata via, non c'è più nessuno in questa stanza e sono da solo nell'appartamento, quindi fanculo, utilizzerò anche questa stanza perché sono estremamente annoiato. L'avrete anche notato forse anche voi dal fatto che sto caricando meno video su YouTube, proprio il fatto che sono... non lo so, ci sono poche cose che mi stanno divertendo ultimamente. Principalmente mi sta divertendo Pokémon Go, anche se ieri mi avete visto incazzarmi a bestia totalmente contro Pokémon Go, proprio perché le cazzate che ha fatto la Niantic. Ma non ho voglia di parlare di quello, voglio di parlare di quello che sta succedendo, perché da un po' che non vi dico come sto, cosa penso, cosa ho nella testa, e quindi mi sembrava giusto aggiornarvi e tenermi, insomma, sul pezzo, diciamo. Sono orribile, molto anni 90 dire sul pezzo, però va bene così. In pratica al momento il mio canale YouTube è tipo in una stasi in cui sto cercando di trovare che cosa voglio fare con il mio canale YouTube, ma al contempo io conosco il mio format e basta, nel senso che io conosco i miei formati di video soliti e sono ed è quello il formato classico: i gameplay, le guide, le spiegazioni, le analisi, qualche vlog una volta ogni tanto, gli aggiornamenti su quello che faccio, basta. La cosa è che cioè i gameplay mi piacciono un sacco. Il problema è che posso portare un gameplay una volta, fare una serie di un gioco, vedo che pochi lo seguono, pochissimi lo seguono, e non diverte, diciamo. Cioè, ed è una delle cose che un po' mi confonde, perché dico, ma allora per quale motivo dovrei portare fino alla fine? Sì, ok, magari vedere tutto il tragitto di un videogioco fino alla fine è bello, ma la maggior parte delle persone, quello che sto notando, è che sta scoprendo dei giochi che magari io porto e dice, fermo lì, non voglio più vedere questo gioco, me l'hai fatto conoscere, è fichissimo, ma me lo gioco da solo, grazie, e va a giocarselo. E a quel punto dico, ma che diavolo, se devo effettivamente stare qua, e lo so, sono senza occhiali quindi mi farà stranissimo, ma se devo stare effettivamente qua a fare dei video di giochi e farci delle serie che poi effettivamente non che non vengono seguite, ma che persino io vedo che vi divertite più a giocarlo da solo, quindi mi dà più soddisfazione, ecco, ho trovato il modo di dirlo, mi dà soddisfazione avervelo fatto conoscere il gioco piuttosto che finirlo insieme a voi. È bello perché comunque è un viaggio che facciamo insieme all'interno di un gioco, ma davvero sono pochi i giochi in cui sento la necessità di farlo, la necessità di godermi tutto il viaggio insieme. Preferisco spesso e volentieri di finirmi il gioco da solo e scoprire come finisce e godermi l'esperienza in singolo, perché alla fine un videogioco, spesso e volentieri, adesso come potrete vedere, ci sono tanti videogiochi che hanno un focus nell'esperienza personale, ci sono tanti altri giochi che hanno proprio l'esperienza fatta per essere condivisa, appunto come i giochi che porto in streaming. Magari avete visto alcuni di quelli strani che porto una volta ogni tanto, League of Legends rimane il focus sullo streaming, ma una volta ogni tanto porto qualcosa di random e strano. E poi la gente mi chiederà, e League of Legends lo porti ancora? Sì, League of Legends, comunque avete visto che porto i gameplay dei nuovi campioni, dei rework, le analisi delle patch notes, quelle non smetterò mai di farle perché mi piace spiegare, è bello, è divertente. E questa è la cosa che preferisco del mio lavoro, il fatto che posso rendere più semplice qualcosa che è più complesso e quindi portarlo a più persone, renderlo conosciuto a più persone, che alla fine è quello che volevo fare come lavoro. Anche se diciamo che l'ambito è un pochino diverso, quello è quello che volevo fare come lavoro. E quindi mi chiedo, portare un gioco fino alla fine, un gameplay in senso tutto quanto, oppure farvi conoscere i giochi e poi lasciarvi godere l'esperienza del gioco da soli? Perché davvero sto cercando di capire cosa preferisco fare e io mi sento personalmente che preferisco farveli conoscere e poi me li godo nel mio singolo, come la mia esperienza. Magari ve ne riparlo, magari se mi piace talmente tanto che ne voglio parlare, ne sto parlando solo di quello, come è successo con Pokémon Go, ne sto parlando così tanto perché non stavo pensando ad altro. Adesso sono un po' distratto perché mi hanno fatto quella cagata e sono un po' innervosito da quello, ma proprio preferisco pensare e portarvi giochi che secondo me stanno prendendo più parte alla mia vita e che mi influiscano effettivamente, nel senso che io sono, oh mio Dio, mi sto chiudendo su questo gioco e ve ne parlo. Preferisco pensare così e magari portarvi una volta ogni tanto dei giochi che magari sono venuto a conoscere, dico li sto provando, e magari intrippa qualcuno di voi, interessa qualcuno
qualcuno di voi, vi faccio vedere l'inizio del gioco così che non vedete troppe cose, ma che però poi è più godibile come esperienza in singolo, perché magari serve concentrazione nel giocarlo, magari è complesso, magari ha una bella storia, magari ci sono proprio delle emozioni personali che vengono a trasparire all'interno dei giochi che non posso esprimervi perché è una cosa che non esprimo esternamente ma sento interiormente. Spesso e volentieri ci sono tanti giochi con delle storie bellissime che non... io non sono una persona... sono una persona che sì esprime le proprie emozioni, i propri sentimenti molto spesso, ma quando è un'esperienza, quando sono concentrato su un'esperienza, sono chiuso in quell'esperienza, e spesso e volentieri si vede anche nei giochi che faccio che hanno una bella esperienza attorno, proprio mi rinchiudo e sono nella mia bolla, non c'è nient'altro. E adesso mi sono appena reso conto che c'è un sacco di eco e quindi mi sono infastidito dalla cosa, cazzo. E quindi mi ritrovo con il dubbio cosmico, infatti sto prendendo un po' l'estate come scusa, perdonatemi se ci tenevate ad avere più contenuti, ma mi sto prendendo quest'ultimo periodo per rallentare un attimo e dire ok, cosa voglio fare, come voglio portarlo? Voglio portarlo così, voglio portarlo colà, non lo so, sto testando, sto letteralmente facendo dei video e me li guardo io e li faccio vedere a persone a me vicine e sento quali sono le loro opinioni. E voi direte, ma perché non ce li fai vedere direttamente a noi? Perché a molti di questi fanno effettivamente cagare, cioè li sto facendo appositamente in vari modi, proprio per vedere anche le idee più stupide, anche le idee più semplici e molto... cioè, si sa, la lampadina non l'hanno inventata al primo tentativo, ma ce ne sono voluti centinaia e centinaia, quindi ci vorrà del tempo, voglio capire, perché voglio tornare a settembre bello carico, visto che ad agosto mi faccio una settimana di vacanza, per chi non lo sapeva, voglio tornare bello carico e portarvi quello che sono io effettivamente, non voglio finire a essere classico gameplayer e basta, che fa solo la stessa cosa, fa le serie fisse infinite, voglio portarli a modo mio i videogiochi, voglio parlare di me, voglio parlare della mia esperienza, delle mie opinioni, del mio pensiero, delle mie emozioni. Se vi porto qualcosa che potete ottenere ovunque, vuol dire che il mio canale non vale un cazzo, non vale niente, e questo non voglio che mi succeda, perché allora vuol dire che io, cioè, per estensione, se il mio lavoro è una merda, vuol dire che faccio cagare io e o non mi sto impegnando abbastanza o non me ne frega abbastanza, e a me ne frega, ed è per questo che è proprio il rallentamento, capire dove andare per poi prendere quella direzione e dire ok, magari dovrò correggere qua un pochino la direzione, ma comunque quella è la direzione che voglio prendere. E voi direte, che cosa cambia? E io continuerò a fare questi video, la gente dirà, ma Rafa, l'hai già cambiato 7 volte il formato, ogni volta dici che cambia cose, poi non cambia. È che per me l'esperienza cambia nel mio modo di lavorare proprio, e nel fare tutto questo, perché per me è un lavoro divertente, perché io mi diverto come un pazzo a fare questo lavoro. Però voglio farlo... che io mi diverto, non voglio che poi diventi una monotonia o una cosa che è sempre la stessa, perché se è sempre la stessa cosa mi rompo le palle io, vi rompete le palle voi, per quale motivo siamo tutti qua, cioè non perdi senso e significato. E prima che me lo chiediate, visto che so che qualcuno me lo chiederà nei commenti, perdonatemi, lo so, devo ancora fare lo speciale 75.000 iscritti, siamo già 81, what the fuck, non so da dove siano usciti tutti questi iscritti, vi ringrazio, siete troppo buoni davvero, però sta arrivando. Il problema è che io faccio schifo a disegnare, quindi potete immaginarvi che cosa potrebbe essere lo speciale 75.000 iscritti. Sono terribile, quindi nulla, no, le mie capacità artistiche sono tangenti allo zero con le mani, però col computer so fare tante cose. Nulla, questo è quello che sto provando e esprimendo al momento e sentendo al momento. Sono in quella fase di transizione in cui sto provando a creare quello che è il mio formato e basta, quello che è proprio tutto mio, è solo mio, e non voglio limitare, cioè non si limita solo ai gameplay, si limita anche a come io comunico con voi, come io vi rendo partecipi della mia vita, della mia esperienza, delle mie emozioni. Perché un canale di YouTube non è solo il suo contenuto, è anche la persona che lo porta avanti, ed è proprio per questo che spesso e volentieri io vi dico, non, ve l'ho detto anche in un altro video, non mi ricordo quale, ma ve lo dico anche in streaming, non giudicate soltanto il contenuto, ma giudicate anche chi lo crea quel contenuto, perché è... il contenuto che voi ottenete finale è un filtro di quello che della persona che vi ha portato tale contenuto. Se voi vedete sempre la stessa cosa, sempre identica, uguale, non cambia un cazzo,
è palloso, è noioso, non c'è lo stimolo nel guardarlo quella persona. E infatti non voglio proprio fermarmi nemmeno io, non voglio congelarmi in un punto della mia vita in cui faccio sempre le stesse cose. No, perché è noioso, mi annoio io, vi annoiate voi, come ve l'ho già detto. Ed è anche una cosa che volevo tirare fuori come discorso un po' tangente, ma faccio velocissimo. Molte persone, vedo che spesso e volentieri vanno su YouTube e guardano certi canali, non andrò a citare nomi, cose, persone, e spesso e volentieri quello che succede è che finiscono per criticare dei canali che magari portano dei contenuti che loro non sono a loro consoni. Allora, la bellezza di YouTube è il fatto che proprio tu puoi prendere e guardare quello che vuoi, c'è tutto, cioè qualsiasi cosa. E sapete cos'è che va a premiare? Sapete chi è che decide che un contenuto è a valore e un contenuto non ha valore? Voi, siete solo voi che decidete, siete solo voi e quello che guardate che decide. Ed è proprio per questo che io, come mia responsabilità personale, mi prendo coscienza del fatto che sto facendo sempre le stesse cose, quindi sto diventando un po' noioso io stesso, infatti mi sto annoiando nel farlo. A volte certi video mi annoio, a volte succede, infatti non è bello da dire perché è sbagliato, non dovrebbe essere così. Infatti proprio per questo ho rallentato, mi sono annoiato in un video, dico che cazzo sto facendo se mi sto annoiando in un video. Quelli di Pokémon Go mi stavo divertendo come un pazzo nel farli ed ero contento nel farli. Ma volevo raggiungere il punto che me lo sono dimenticato e volevo semplicemente dire: ragazzi, i contenuti su YouTube posso capire che magari alcuni non vi vadano a genio, alcuni canali non vi vadano a genio, ma non è una persona, non è persona X che fa contenuti di merda e allora colpa sua se è merda YouTube. YouTube è diversissimo, ha una sua diversità enorme, proprio per quello, perché puoi scegliere quello che vuoi di guardare. Ma regà, voi premiate chi va in cima e chi non va in cima. Se non vi piace un contenuto non lo guardate, fine. Se volete effettivamente che qualcun altro salga, che qualcun altro diventi più conosciuto, che i suoi contenuti che magari vi piacciono di più siano più visti, parlatene con i vostri amici, dite: guarda, ho visto questo video di questo ragazzo, è molto intelligente, mi piace come fa i suoi video, è molto buffo, è normale, non è un malato di mente, non è uno che dice che si è ucciso di fronte a sua sorella, non è uno che ha cagato sopra sua madre. Ci sono video del genere su YouTube che a me fa ribrezzo questa cosa, ma lasciamo perdere. Ma che dico, va bene, parlatene, tenete aggiornati i vostri amici, quelli che guardano con voi YouTube, quelli che, con cui condividete la vostra vita, perché sono loro che è l'unico modo in cui funziona YouTube, è parlandone con gli altri. YouTube alla fine funziona sempre a questa maniera: io faccio un contenuto, tu lo guardi, tu siete voi i responsabili di chi va in cima e chi rimane in basso. Se voi continuate a rendere partecipi persone attorno a voi di contenuti che vi piacciono, quel contenuto migliorerà, salirà in alto e sarà sempre più visto, sempre migliore, e sempre più spesso ci sarà quella tipologia di contenuto. Tutto qua, semplice, non c'è nient'altro da dire. E sono finito a parlare di stronzate, quindi io direi che chiudiamo qua il video, perché se no comincio a prestare troppi fili. Inoltre ho un caldo bestia, perché porca troia, Milano è un forno, non è una città. Quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Spero che vi sia piaciuto questo aggiornamento della mia vita. Nulla, questo è tutto quanto. Io sono Terenas. Bella.